Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi vi mostrerò in maniera estremamente concreta una strategia che utilizzo per individuare le ciclicità altcoins bitcoins, quindi i bull market delle altcoins, le cosiddette alt season, e invece i periodi in cui conviene rimanere il più possibile su bitcoin senza esporsi in altcoins. Vi ricordo che se apprezzate i miei contenuti lasciatemi un like al video che mi fa estremamente piacere, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi nemmeno un video appena esce, così da essere sempre sul pezzo con le mie nuove strategie e le mie nuove analisi. Andiamo a vedere questa di strategia. Per chi non lo sapesse, il nostro caro vecchio TradingView ci mette a disposizione tra i suoi grafici e tra i suoi datasets anche quello della dominance di Bitcoin. Che cos'è questo parametro? La dominance di Bitcoin ci dice, è un parametro numerico che va da 0 a 100, quindi a percentuale, che ci dice quanto pesa la capitalizzazione di Bitcoin rispetto a quella dell'intero mercato cripto. Quindi maggiore è la Bitcoin dominance, maggiore è la capitalizzazione di Bitcoin rispetto a tutte le altre altcoins. Il che significa che Bitcoin sta guadagnando sulle altcoins. Al contrario, minore è la dominance e maggiore sarà stata la crescita in quel periodo in cui la dominance è calata delle altcoins rispetto a Bitcoin. Quindi qui il più attento avrà già capito dove voglio andare a parare, ovvero nei momenti in cui la Bitcoin dominance è crescente conviene rimanere più allocati su Bitcoin rispetto che sulle altcoins. Nei momenti in cui la Bitcoin dominance è decrescente, conviene rimanere allocati di più sulle altcoins rispetto che su Bitcoin. Questo vale in generale per tutti i traders investitori, ma in particolare per coloro che operano con lo scopo di accumulare Bitcoin, perché questo è proprio un grafico eloquente per esprimere la ratio Bitcoin altcoins. Ok, quindi ci spiega molto bene questo andamento, l'andamento di Bitcoin rispetto alle altcoins. La domanda ovviamente da $1 milione è: come capire le tendenze della Bitcoin dominance? Oggi vi propongo un metodo che io utilizzo e col quale mi trovo discretamente bene. Questo metodo è reso possibile appunto dal fatto che TradingView offre questa tipologia di grafico di cui possiamo ignorare completamente il volume, che non ha nessuna significatività. Questo grafico si può trattare davvero in maniera classica, ovvero con l'analisi tecnica classica, i supporti alle resistenze e alle medie mobili, che sono i due fattori che utilizzo in questo per questa analisi, per questa strategia. Quindi supporti e resistenze intendo dire che vado a pescare i minimi locali, vado a pescare i livelli di prezzo significativi, vado a pescare i massimi chiaramente e gli intervalli dei range prolungati, insomma tutto ciò che abbiamo imparato dall'analisi tecnica classica essere un livello di prezzo interessante, significativo e valido. Questo vale anche per la dominance che indicazione ci dà? Ecco, il supporto e le resistenze in questo caso li utilizzo come segnali secondari, diciamo così, ovvero di conferma. Se abbiamo un trend ipotizzato in corso e ad esempio avviene un breakout con retest, avrò una conferma dell'uptrend. Al contrario, se darò una testata a una resistenza che rifiuterà il movimento, sarà un segnale magari di inizio di indebolimento del trend. Sto parlando ad esempio di questo punto qui, vedete, c'è la crescita, c'è la zuccata e poi qua improvvisamente abbiamo una candela rossa engulfing e poi un po' di titubanza, sarà un segnale, ecco, di inizio di indebolimento del trend. Però ecco, non li uso praticamente mai come segnali operativi in questo contesto. Chiaramente stiamo parlando della dominance, non generalizziamo poi sul resto. E quando è che invece può diventare un segnale operativo? Quando, come adesso, siamo in una fase di lateralizzazione prolungata, abbiamo ad esempio un supporto molto forte che si trova qui. E se questo supporto dovesse essere violato al ribasso, avremo un segnale molto forte di possibile inversione di trend della dominance e quindi di inizio di downtrend. Ci ritorniamo dopo, perché adesso vi voglio dire ciò da cui io estraggo i segnali
a mio parere migliori, ovvero le medie mobili. Utilizzo un time frame giornaliero. Perché time frame giornaliero? Perché lo reputo un giusto mezzo, un giusto compromesso tra un time frame lungo e un time frame breve. Scendere sotto il giornaliero in un'analisi di questo tipo, secondo me, perde di senso perché inonda il grafico di rumore e quindi lo rende più difficilmente interpretabile. Allo stesso modo, salire troppo col time frame andando sul settimanale o addirittura sul mensile perde di senso perché ricevo dei segnali esageratamente lenti e quindi poco produttivi dal punto di vista operativo. Il giornaliero per me è l'ideale. Le medie mobili, quali utilizzo? Mi trovo bene con 9, 30 e 100 su time frame giornaliero, chiaramente, e la 9 è quella che reputo breve, che chiamo breve, la 30 è media e la 100 è lenta, rosso, blu e fucsia. Sono i tre colori. Quindi, quali sono i segnali che mi danno le medie mobili? Ci sono segnali di vario tipo. Allora, ve li presento in ordine di precocità, diciamo. Il più precoce in assoluto è il breakout o breakdown, chiaramente, del prezzo dalla media mobile blu, quindi da quella media. Questo è il primo segnale di potenziale inizio di trend. Ovviamente deve esserci chiusura della candela al di là della media mobile, non solo un tac così. Chiusura, se possibile, duratura, quindi più candele chiudono lì sopra e più abbiamo una conferma. Secondo segnale, l'incrocio tra la media mobile rossa e quella blu, quindi il classico golden cross, chiamiamolo come vogliamo, il classico incrocio di medie mobili. Terzo segnale è un eventuale retest sulla media mobile veloce. Attenzione, per il retest mi piace molto la media mobile veloce. Un altro segnale, un segnale un po' più lento, è il fatto che il prezzo varca la media mobile più lenta, quindi la sorpassa se parliamo di uptrend, oppure ci finisce sotto se parliamo di downtrend. Ok? Quindi questi sono i segnali principali. Come integrare questi segnali in una strategia e soprattutto nella gestione del portafoglio, del money management e del risk management? Quello che faccio io solitamente è cercare di minimizzare il rischio. Parlando di cripto già si parla di rischio alto e quindi io cerco di minimizzarlo. Come? Cercando di espormi il meno possibile al di fuori di Bitcoin, ok? Quindi uno può avere le sue strategie, magari dice vuole accumulare due o tre altcoins che ha puntato, però principalmente io resto su Bitcoin. Quindi io solitamente dico Bitcoin fino a prova contraria. Esagerando, diciamo così. Qual è la prova contraria? È il downtrend della Bitcoin Dominance, che mi induce a osservare le altcoins e magari a espormi un po' di più del solito su di esse. Quindi, quando ci sono proprio quei segnali che vi ho detto, quindi breakdown in questo caso dalla media blu, incrocio delle medie e superamento a ribasso della media fucsia, allora mi induce a operare, a espormi di più sulle altcoins rispetto che su Bitcoin. Questo per me vale con lo scopo di accumulare Bitcoin, ma anche per i trader in dollaro comunque vale più la pena tenere d'occhio le altcoins rispetto a Bitcoin. Quindi è l'unica condizione nella quale io mi sovraespongo in altcoins. Sovraespongo cosa vuol dire? Assolutamente non vuol dire che arrivo a all-in in altcoins. Di solito cerco sempre comunque di tenere un 60% del capitale in BTC, però ecco, questo è il caso, uno dei pochi casi in cui mi sovraespongo, perché avere ad esempio un 40% in altcoins è una gran sovraesposizione a mio parere. Quali altcoins? Le più capitalizzate, le più concrete, le più fondamentalmente valide. Questo deve valere sempre anche durante l'osservazione di questi trend sulla dominance. Quindi si può voler seguire, che ne so, EOS piuttosto che Ripple, piuttosto che Stellar, insomma. Ognuno poi ha le sue preferite e ha i suoi perché. Però sconsiglio di andare a vedere la 950esima di rank, ecco, per capirci. Fino a quando faccio durare la sovraesposizione? Il mio consiglio è iniziare subito a diminuire l'esposizione già dai segnali precoci. Quindi in primis consideriamo i targets. Quindi se io fossi entrato, che ne so, qui a sovraespormi in altcoins, raggiunto questo primo target, inizierei già a limitare l'esposizione.
Poi, quando vedo i primi segnali precoci, quindi magari la chiusura qua sopra alla media mobile azzurra, limito ulteriormente l'esposizione, l'incrocio, limito ancora di più l'esposizione, fino a ritornare, ecco, il più possibile in Bitcoin prima dell'inversione effettiva di trend. Quindi, ecco, pescare i segnali molto più precoci nel ridurre l'esposizione rispetto a quando esporsi, quindi vale la pena aspettare un po' di più per esporsi, quindi qualche confermina in più. Invece, per diminuire l'esposizione è meglio iniziare prima, quindi considerando i target dati dai supporti e le resistenze e i primi segnali dati dalle medie mobili. In casi particolari come quelli della lateralizzazione, in cui la dominance fondamentalmente non ci dice nulla, è laterale, quindi appunto sale, scende, non dice assolutamente nulla, vale la pena invece sfruttare molto di più i supporti e le resistenze, anche perché le medie mobili si appiattiscono, vedete, e pertanto danno segnali a caso. Invece i supporti e le resistenze diventano molto più significativi delle medie mobili, per questo ho lasciato questo esempio alla fine, perché nel caso in cui ad esempio qua ci fosse un breakdown da questo supporto qui del 53,6%, allora automaticamente sarebbero già innescati anche gli altri segnali, essendo le medie mobili comunque praticamente piatte l'una sull'altra, e quindi ecco, mi basterebbe vedere qualche candela qua a ribasso che dà la conferma del downtrend per venirmi voglia già di espormi un po' di più in altcoins, quindi per pensare ad un eventuale ulteriore, come si può dire, alt season imminente. Spero di essere stato chiaro e soprattutto di non, ecco, fuorviare le vostre idee, nel senso sì. Questo ci aiuta, però deve essere sempre contestualizzato, perché poi, anche quando ci sono i downtrend, conviene andare poi ad analizzare la singola altcoin, quando si vuole scegliere quelle, il suo grafico. Quindi per valutare gli entries in quell'altcoin vale la pena andarla a vedere, valutarne che ne so, ritracciamenti, supporti, resistenze, tutto quello che già conosciamo. Però questo ci dà un grande, grande, grande aiuto. Spero di esservi stato utile, commentate con la vostra opinione su queste osservazioni, ditemi se l'avete già fatto, come vi siete trovati, se cambiereste le medie mobili, il time frame, tutto quello che vi salta in mente. Ragazzi, grazie per l'attenzione e a presto!